Appassionati di futsal, un caloroso benvenuti in diretta dal Palo Giata di Roma, dove oggi vi racconteremo la sfida tra Italpol e Academy Pescara, valida per il quindicesimo turno del girone C del campionato di Serie A2. Pescara dell'Italpol, attenzione, Luca Pezzoli viene spinto, va a terra e poi ti libera il mancino, sblocca subito la gara in favore dell'Italpol. Luca Eppoliti dopo 41 secondi di gioco, è 1-0 per l'Italpol. Ora è il Pescara che sta facendo la partita, palla in verticale, esce Basile, attenzione Basile, la parata al di fuori dell'area di rigore, cartellino rosso già in mano per Mattia Landi, espulso Basile. Morgado, vediamo se calcia Tartabini e poi Fornari spazza via. Ippoliti che va al lancio lungo a cercare Fornari, la girata, poi il tentativo di rovesciata di Jader Fornari. Palla chiusa in calcio d'angolo da Dudu Morgado. Vuole cercare anche di costruire qualcosa in avanti. Attenzione ancora al Pescara, la palla che entra in porta, beffato Tartabini, il pareggio del Pescara, la firma è di Coco Smith. Da qui alla fine del primo tempo, visto che mancano ancora 7 minuti, c'è tanto tempo, intanto la firma del raddoppio del Pescara con Luca Pizzoli che è andato a terra. L'arbitro non ha concesso il calcio di punizione all'Italpol e Coco Smith da lì non ha perdonato per il 2-1 del Pescara. Sademi attaccato alle spalle, ancora Sademi, Gravina va col destro, palla sul fondo, sfiora il gol Gravina, sale il 18, guadagna metri, libera il mancino, vola Mazzocchetti. Liviero, due addosso, palla dentro, Tartabini è rimasta a terra, attenzione il gol del 3-1 del Pescara, la firma è di Dudu Morgado. Ippoliti, Fornari, Paulinho, palla alta, attenzione, un tocco con la mano di Dudu Morgado, cartellino giallo per Dudu Morgado e stavolta sì il calcio di rigore, perché Morgado era ampiamente in area di rigore. Fornari sul dischetto, c'è il fischio, parte Fornari col mancino, palla in porta, 3-2. Fornari non sbaglia dal dischetto, 3-2, gara più aperta che mai, la firma di Fornari. Il pallone su Liviero, Liviero allarga la conclusione, Tartabini dice di no. Italpol che ricordiamo oggi deve fare a meno di due giocatori importanti come Taloni e Del Ferraro, palla dentro il palo due volte, attenzione al Pescara, ancora Liviero, si salva l'Italpol, può attaccare l'Italpol, gara ancora molto lunga, c'è un solo gol di distacco tra queste due squadre. Fornari, la girata di Fornari, 3-3 al Palalgiata, rete spettacolare, il bomber Jader Fornari non sbaglia mai, è 3-3. Coco Smith, attenzione, palla dentro, la porta è vuota, Andrea Pizzoli col destro, palla in porta, Andrea Pizzoli, la firma del numero 7 che si va a prendere l'abbraccio della sua famiglia, il gol dopo il lungo infortunio, tornato in campo quest'anno e ora finalmente può festeggiare per un gol pesantissimo in un match fondamentale per le sorti del campionato, la rete del 4-3 di Andrea Pizzoli. Minuti e mezzo, si è accesa la partita, il Pescara che attacca, Baiocchi, deviazione, Tartabini, la palla resta lì e poi sul fondo, miracolo di Tartabini. Pescara che attacca, Italpol che difende la porta, Luca Pizzoli col mancino, palla fuori di un nulla, a un passo dal gol del più 2 l'Italpol. Ora è una confusione totale in campo, attenzione Liviero, Tartabini ancora una volta va in calcio d'angolo, attenzione al Pescara, c'è spazio, Italpol che si chiude, Tartabini ancora, la palla resta lì, poi Coco Smith si gira, Tartabini due volte,
Palucci dentro il tocco, Tartabini, Ippoliti, la parte vuota, Ippoliti, palla fuori di un nulla. Poi Morgado, Andrea Pizzoli, Fornari, la porta è vuota, Fornari! 5-3 per Little Paul, a un secondo dalla fine. Fornari cala la tripletta personale e regala i tre punti a Little Paul. Con Little Paul che ora, possiamo dirlo, batte il Pescara. 5-3, si prende tre punti fondamentali per la propria stagione, vola a quota 28 e scavalca proprio lo stesso Pescara che resta fermo a quota 26. Siamo con Simone Tartabini, oggi partita bellissima, intensa, molto importante, sei entrato in campo dopo l'espulsione di Basile, hai fatto una prestazione pazzesca, tanti interventi importanti, fondamentali poi per la vittoria finale. Sì, sono contento, non è mai difficile, questo ce lo diciamo ormai da tanto, non è mai difficile entrare a partita in corso, è andata bene, siamo contenti, contava a vincere, l'abbiamo fatto bene così. Scavalcate il Pescara in classifica, là davanti siete tutte vicine in pochi punti, ora però voi state dimostrando di saper stare là davanti, avete battuto la Tombesi, poi il Pescara a questo punto aumenta anche la fiducia, penso, nel gruppo. Certo, più arrivano punti, più ti avvicini alla prima e più hai fiducia e continui a allenarti con intensità. Quindi va bene così, continuiamo così e andiamo avanti alla prossima.